Cosa abbiamo imparato a un anno dal Covid? Se ne è discusso nella puntata di Pronto Medicina Facile di ieri su Rete 8, la trasmissione curata e condotta da Paolo Cassignani con la collaborazione di Giglio Edmondo. Nei nostri studi ospita il professor Franco Marinangeli, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università Aquilana. Professor Marinangeli ha parlato anche della campagna vaccinale in corso, di telemedicina e di altri argomenti di attualità, come delle riaperture, invitando alla prudenza, ed ha evidenziato come i ricoverati siano sempre più giovani. Ha risposto alle tante telefonate e mail che sono arrivate dai telespettatori. Le chiedo età dei pazienti che stanno arrivando in queste settimane in terapia intensiva o Certo. subintensiva? Allora, io posso dire una cosa importante, anche rispetto al virus e rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso vedevamo pazienti che avevano un'evoluzione molto più lenta, rimanevano più tempo a casa, poi avevano questo passaggio in medicina molto più lungo, eccetera. Ma molto più spesso abbiamo repentini peggioramenti, per cui anche negli ultimi giorni pazienti che direttamente da ca casa pronto soccorso terapia intensiva. Questo è preoccupante, significa che l'aggressività del virus è peggiorata ed è la realtà dei fatti. Età dei pazienti, come diceva lei, anche lì enormi differenze. In parte questo è dovuto ai vaccini, sicuramente, come abbiamo detto, abbiamo vaccinato gli anziani e gli anziani ne abbiamo visti sempre di Certo. meno. Il problema è che l'anno scorso si diceva pazienti con molte patologie, gli altri possiamo stare tranquilli e non è così. Noi abbiamo pazienti invece molto più giovani oggi, dai 50 ai 62-63 anni. Oggi abbiamo ricoverato un paziente di 35 anni. Allora la riflessione va fatta su questo. Perché va fatta la riflessione? Perché dobbiamo capire che se abbiamo vaccinato i più anziani e i fragili, invece oggi abbiamo scoperta proprio quella fascia di età di coloro che vanno al lavoro, girano, ok? Oggi vanno anche al ristorante perché c'è pure questa apertura, questa nuova apertura, A pranzo, a pranzo, e vanno a scuola i ragazzi. Quindi sono i più esposti, in realtà oggi sono loro, sono i giovani.